Questo fa parte di quel ciclo di informazione, di fornire appunto un po' di informazione e conoscenza alla cittadinanza. Sulla Cassa Depositi e Prestiti sostanzialmente perché è un po' la cassaforte degli italiani, è laddove abbiamo quasi tutti praticamente i nostri buoni fruttiferi della posta, no? Quindi è un po' il nostro salvadanaio. Il perché? Perché Cassa Depositi e Prestiti ha avuto una forte evoluzione, soprattutto in questi ultimi periodi. Avete visto come, soprattutto nelle partecipate, sta gestendo partecipate, SAI, SACE, piuttosto che ENI, sta mettendosi a disposizione del rilancio economico e dobbiamo capire con quale grado di rischiosità, perché ricordiamoci, sono sempre i soldi nostri. Molti la paragonano all'IRI, molti vorrebbero che diventasse la Cassa Depositi e Prestiti tedesca, che eroga e salva banche e imprese a livello statale, e noi per quanto possiamo anche con queste operazioni teniamo comunque un faro acceso sull'operato di Cassa Depositi e Prestiti per evitare che appunto il risparmio postale possa andare in fumo. Il pubblico deve occuparsi di investimenti pubblici e di pubblica utilità e alcuni investimenti privati fatti da cassa non rientrano in questa categoria. Però se non glielo dice l'azionista di riferimento, cioè la maggioranza, cioè il governo, gli azionisti fanno quello che gli consente di fare più utile. A dicembre, per esempio, Sì. sono stati acquistati un pacchetto di immobili demaniali, però dentro c'erano anche dei comuni e c'era ad esempio Firenze e c'era Certo. Torino, del presidente dell'ANCI Fassino, che siede anche nel consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti. Allora c'è il rischio del conflitto di interessi e che non si riesca a trovare una buona soluzione all'uso di questi fondi? Il problema del conflitto di interessi c'è e come. Quindi rigore, attenzione, ma soprattutto tanta volontà di investire. Non dobbiamo temere di usare il termine investire e indebitarsi. Dobbiamo indebitarci per le opere necessarie, che possano, ecco, possano lanciare un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Che cosa ne pensate dell'utilizzazione della Cassa Depositi e Prestiti per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete ultraveloce? Non vogliamo che questi soldi vengano utilizzati troppo a favore di alcune società. Quindi a noi interessa logicamente lo sviluppo della banda larga e ci interessa che venga fatto anche magari con i soldi dei cittadini e del risparmio postale. Ci deve essere però rispetto dei cittadini e ci deve essere trasparenza nell'utilizzo di queste risorse. Facciamola con la Cassa Depositi e Prestiti, col fondo F2I, in un'operazione che ancora una volta richiama il conflitto di interessi, visto che il presidente di F2I è candidato Quindi. anche come presidente a Intercom Sì, Italia. quindi mettendo dentro la parte privata, la banda larga, internet veloce. Oggi come oggi l'internet veloce deve essere inteso come bene comune, al pari dell'acqua, al pari dei trasporti. Prima dentro si è parlato della possibilità, dell'ipotesi di lavoro di libretti con fondi vincolati. Intelligente provocazione che può essere oggetto di una riflessione, ma è la dimostrazione che l'attenzione al risparmio postale è un'attenzione molto alta in Italia, perché è data dai numeri. Stiamo parlando di 242 miliardi. La modifica dello statuto che prevede l'elezione del presidente espresso più dalle fondazioni può essere anche quello un passaggio importante, no? È evidente che gli amministratori di cassa in questi anni hanno fatto il loro dovere perché hanno portato 2 miliardi e 9 di dividendi, ma dobbiamo chiederci se i dividendi sono sufficienti come unità di misura per giudicare una cosa così importante come Cassa Depositi e Prestiti. Penso che sia finita una stagione e che se ne debba aprire un'altra, e quella che dobbiamo aprire deve essere una stagione che dà molta attenzione agli investimenti pubblici e meno a quelli che hanno un chiaro interesse privato. L'acquisto dei supermercati. Sarebbe una cosa da evitare, non penso sia molto intelligente. È utile soprattutto. Forse lo è per chi li sta vendendo.